Edo Ruti, Peppe Servillo, ci incontriamo, siamo in tuta, lui e sono in tuta anch'io. Come spesso accade. Eccomi, mi dice, camminiamo, che mi dice, ma t'ho visto che parlavi a Rai News 24 di argomenti terrificanti. Allora io dico, ma perché tu e tuo fratello non vi prendete anche me e vengo a suonare il triangolo nei vostri spettacoli? La parola canta. No, sì, tipo ci cantare un po' di parole. Ti ricordi Ci ragiono e canto? Chi era? Era Dario Fo. Mi sembra di sì, negli anni 70, quando eravamo comunisti. Mi sembra di sì. Ecco, cioè, invece di dover parlare di Antonio cantare Marino, è un'occasione per ragionare, eh? O no? Ho capito, però tu sai cantare, io non so cantare. Non so cantare di voce, però canto. Ma sei, non sei squadrato? No, quello no. Anche abbastanza intonato. Sì, intonato, però mi ricordo che mi raccontavano che Lucio Battisti, i maestri, quelli dell'RCA, dicevano, ma questo è squadrato, è squadrato. Ma fatico a crederci. Così parlo, lo raccontava allora, qualcuno in un servizio su sì, allora, su essere intonati e quadrati sicuramente è importante. Che però vuol dire quadrato? Andare a tempo. E io lì ho il problema. Andare a te. Però diciamo che c'è un'altra cosa molto importante, sia per Battisti e tanti altri, e purtroppo non so se riguarda me, è il timbro della voce, il dono, che è un dono di natura, che fa della voce di uno strumento unico. E Battisti aveva questa dote, oltre a scrivere benissimo. Però allora fammi te dire una cosa, visto che Celentano ce l'ha, Sting, Stevie Wonder. Anche Fiorella Mannoia ce l'ha. Accidenti. Cioè. Giannacci. Sì, ma allora ti faccio una domanda, visto che poi parliamo di me che mi prendete tu e tuo fratello per... A quanto? Non lo so, io anche gratis perché devo uscire. Attenzione. Perché in questi, come si chiamano, talent, sì, i cantanti che vengono, i ragazzi, maschi, femmine, sono tutti fotocopie di un... di qualcosa che è già stato. Che già quella canta la Céline Dion, copie conformi. È perché? Una cosa che riguarda tutti, perché è un'epoca in generale in cui non c'è coraggio. Ci metto anche io. Però, coraggio verso nuove avventure. No, che c'è? Tu fai. Si guarda al passato perché ci dà sicurezza. E allora i modi di cantare del passato, alle canzoni del passato, questo è... No, allora forse mi sono, da un lato, mi sono espresso male. Queste sono tutte copie di un certo artisti, modo di fare, sì, melodico, standard. È come se nessuno ci avesse quell'impronta digitale della voce esatta come ce l'ha, metti, Fiorella Mannoia, come timbro. Certo. E beh, si tende a riprodurre il timbro degli altri, perché questo è una possibilità. La riconoscibilità immediata ti ricollega a qualcosa di già esistente e ti dà già una strada, un percorso, però te la dà nel breve, non nel lungo tempo. Ovvio. Allora provo a cantare, che ti canto? Lisa dagli occhi blu. Di Mario Tessuto. Lisa dall'occhio blu. L'occhio blu perché? Senza le trette. Se la stessa non sei più. Le trezze. E che le trezze nere e che le carna fresca. Ma a me tenendo cuore. Chi è questo? Questa è Ita Vurria Vasà. Chi? Ita Vurria Vasà. Ah, io devo arrivare. E classe seconda B l'avresti tette che poi finiva lì. Non mi prendete con questo, diciamo, livello. La canto solo io, dobbiamo. E tuo fratello che fa? No, canta anche lui, però fondamentalmente recita. E lo, come recita, si chiama lo spettacolo? Una parola antica, no? Bello, no, però, recitare. L'altro giorno ho visto uno speciale su Teatri Uniti. Sì, perché hanno fatto... stava pure tuo fratello a Teatri Uniti. Cioè, ci sta, come no? Sì, no, erano Martone... Sì, era la compagnia storica, quindi con Neville, Martone, Toni. Hanno fatto la mostra a Palazzo Reale, a Piazza delle Bicito, per i 30 anni della compagnia. Vabbè, io comunque ti chiamo e tu... Io, allora, come in tutte le trasmissioni si rispettino, un consiglio. Dimmi. Il flauto magico dell'orchestra di Piazza Vittorio, che ho visto ieri alla festa del cinema, che è molto bello. Suonano, non ci danno... Suonano. Che tesoni, suonano. Va benissimo, Peppe, ti ringrazio. A te. Dì a tuo fratello che
Sono solidale con te quando vai agli appuntamenti del pomeriggio e fanno quelle domande difficilissime sulla politica in questo momento. E io gli dico, dovremmo essere a Fregene a mangiare la zuppa di... No, qualcuno lo segue. Il fritto di Paranza. Qualcuno lo segue. Grazie, Peppe Servillo, Teledurruti. Ciao.